Festival. Iniziamo subito, sarà una lunga serata animata dalle persone che vedete qui con abiti che richiamano il Rocky Horror Picture Show, ma ne parleremo più tardi. Iniziamo subito appunto questa ultima giornata di questo lungo festival, soprattutto per la parte organizzativa che ha preso molto tempo al Circo del Cinema e a tutte le organizzazioni. Iniziamo subito con i saluti istituzionali. Chiamiamo subito il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, a salutare a nome dell'amministrazione comune di Cagliari, e poi andremo avanti con gli altri ospiti. Buonasera sindaco. Grazie, un saluto a tutti voi. Io non voglio rubare tempo né a voi né alla Valletta, non ci conosciamo da tanti anni, da 20 anni per 12 anni. Un saluto, un ringraziamento a tutti voi, per il festival di cortometraggi, ma per tutto quello che fate, dalle iniziative che coinvolgono la città e non solo la città, con la Quaresima, il Pride, le altre iniziative di sensibilizzazione, le nuove iniziative che state mettendo in atto sulle campagne d'ascolto. Ci siamo visti da poco e speriamo di poter dare una mano d'aiuto anche come comune. Insomma, un ringraziamento veramente per quello che fate come associazione, oltre che dal punto di vista cinematografico, avere un conflitto di interessi, perché con Carlo, con altri che sono in sala, abbiamo iniziato un po' col Circolo del Cinema, che era una nostra passione, poi è diventata, come dire, loro sono stati molto più bravi, hanno organizzato festival, iniziative, incontri, dibattiti. Sono cresciuti tantissimo ed è sempre un piacere poter venire a incontrare amiche e amici che poi non difficilmente ormai riesco a incontrare, almeno più difficile rispetto a un tempo, però insomma sono quei rapporti, quelle relazioni, quella affinità e quella amicizia anche profonda, oltre ovviamente che l'amicizia insieme anche a principi, valori di uguaglianza, di libertà, dell'estensione di diritti, che hanno rafforzato poi quelle amicizie, e quindi è sempre un vero piacere stare con voi e vedere come i ragazzi, i giovani, i miei coetanei dell'epoca, della metà degli anni 90, sono riusciti a costruire con orgoglio, cioè il caso di dirlo, è proprio il caso di dirlo, una organizzazione, un'iniziativa coinvolgendo la città, non i loro amici o coloro che hanno idee simili, ma veramente cittadine e cittadini che amano la libertà, i diritti, le diversità, e apprezzano lo scambio di idee, opinioni, più che la chiusura, la paura, il terrore, e
quindi ci tenevo ad essere presente, a augurarvi in bocca al lupo, a farvi complimenti per l'iniziativa, sperando di poter dare una mano d'aiuto concreta in termini di servizi, di occasioni, di luoghi, di spazi da parte del comune e anche di risorse il prossimo anno, cosa che quest'anno so che uno fa anche mea culpa, è vero che sono i bandi, però so che c'è stato un problema e mi dispiace, non è dovuto ovviamente alla mia volontà. Spero anche che il Consiglio Comunale riveda un regolamento che poi limita molto iniziative di un certo tipo che hanno un valore molto più profondo e che incidono molto di più sulla convivenza rispetto alla proiezione di film corti o al festival in sé. Vanno ben al di là del festival in sé, quindi anche questo va riconosciuto come opera meritoria e spero che abbia il giusto contributo e la giusta attenzione dell'amministrazione di Cagliari, che come sapete però è assolutamente in sintonia e credo che sia in sintonia la maggior parte della popolazione, sia più la politica forse ad aver paura in alcuni casi, però insomma speriamo che a livello regionale, a livello nazionale, così come annunciato, si vada avanti nel solco e nel cammino dei diritti e dell'estensione di questi. Grazie e buona festa. Nelle precedenti edizioni abbiamo avuto Dolomia, che per il momento non è presente, sarà presente alla festa, che saluta tanto il sindaco con un bacio a stampo Sì, sulle sì, labbra. la volta scorsa. Esatto, quindi Ancora. estasiato. Sì. Grazie dunque al sindaco Massimo Zedda, si può accomodare così proseguiamo con l'animazione. Gianluigi Piras, membro del consiglio di amministrazione dell'ERSU, perché l'ERSU è uno degli enti che sostiene questa manifestazione attraverso Università, che è l'associazione universitaria, che appunto è uno dei contributi economici che arrivano fortunatamente a sostegno di questa iniziativa. Buonasera a tutti, anch'io brevissimamente in 10 secondi, più che per fare un saluto, per estendere i ringraziamenti del Presidente, di tutto il Consiglio d'amministrazione dell'ERSU all'associazione ARC per tutte le attività che contribuiscono a far crescere e a sviluppare una cultura civica nel campo dei diritti, sia a Cagliari e sia estendendola a tutto ciò che è il mondo studentesco e il mondo universitario. Noi abbiamo provato quest'anno a dare il nostro piccolissimo contributo, già inserendo nel bando che andremo ora a breve a ripubblicare, rivolto ai contributi per le associazioni studentesche, inserendo le clausole antidiscriminazione e antiomofobia. Dallo scorso anno l'ERSU non finanzia più o non dà più spazi eventualmente a quelle associazioni che dovessero promuovere attività culturali finalizzate a presentare, a estendere un messaggio che va nella direzione opposta rispetto a quello che le associazioni come ARC portano avanti da anni e che aiutano noi tutti a crescere collettivamente. La seconda cosa è quella che, grazie anche a un'altra associazione studentesca, in collaborazione con Unica LGBT, in collaborazione con l'Ordine regionale degli psicologi, abbiamo attivato presso l'ente uno sportello di assistenza nella lotta all'omofobia, che è attivo da settembre, tutti i martedì, sia la mattina che il pomeriggio. Contiamo di estendere questo tipo di progetti di lavoro e contiamo, a partire dal prossimo anno, sperando che ARC ci invii una richiesta di patrocinio, di poter anche dare il patrocinio ufficiale dell'ente al Sardegna Pride. Questo è il mio auspicio. Contiamo di riuscire a evolverci anche relativamente a questo grande passo e nulla. Grazie davvero a tutti voi e buon proseguimento di serata. Grazie Gianluigi Piras, proseguiamo con sapete che Arc Cinema fa parte della FIC, la Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, quindi io chiamo il Presidente Nazionale Marco Azunis, perché tra l'altro siamo ben contenti che il Presidente Nazionale sia sardo, paulese per la precisione. Invitiamo Marco Azunis a portare i saluti della Federazione. Tra l'altro la FIC quest'anno ha fatto tra l'altro un lavoro molto importante su Pasolini per i 40 anni della scomparsa. Sì, grazie. Intanto buonasera a tutti. Questa iniziativa in realtà si inserisce, diciamo, in un progetto più ampio che riguarda il nostro paese, cioè la FIC è pienamente impegnata a ricordare Pierpaolo Pasolini nei 40 anni della sua morte.
centro regionale della FICI, peraltro con un impegno anche forte, sostenuto da parte dell'associazione ARCA, ha realizzato qui in Sardegna una serie di manifestazioni che si sono concluse peraltro qui in Cineteca, con la presenza di Chiesi e di Angela Felice, i due rappresentanti del centro culturale Pasolini, sia a Casarsa che a Bologna. Quindi insomma abbiamo fatto diverse iniziative molto molto interessanti. Non chiudiamo qui, noi a metà dicembre prevediamo di realizzare un corso di formazione, non casualmente lo faremo ad Ostia. Il corso di formazione sarà abbinato al congresso della Federazione Internazionale dei Circoli del Cinema, per cui sarà una grande occasione di incontro con rappresentanze di tutti i continenti, e questo incontro lo faremo nel segno di Pierpaolo Pasolini. Devo dire che sono molto felice di stare qui con voi, di portarvi il saluto della Federazione Italiana dei Circoli del Cinema. Una iniziativa importante è stata fatta anche a Bari, diciamo nel segno del diritto all'amore da parte di tutti gli uomini e di tutte le donne, e su questi temi, sul tema dei diritti complessivi, la FICI è pienamente impegnata. Grazie, Walter Lewis. E proseguiamo. Nel cammino di organizzazione del festival, ARC ha trovato un contributo, un aiuto da parte della Sardinia Film Commission, che ha sostenuto questo festival, quindi invito Nevin Assatta per la Sardinia Film Commission a portare i saluti. Grazie, è bellissimo vedervi come sempre in tanti, tantissimi volti amici ma anche qualche volto nuovo. Che dire, un altro anno di straordinarie visioni, il programma l'avete seguito, visto, l'aiuto di, diciamo, questi saluti finali sono in realtà un segnale importante di tanti piccoli sforzi che insieme creano la magia, no, di questa straordinaria opportunità di incontro, di anche di nutrizione delle nostre anime, e così un abbraccio che, come dire, ci unisce in maniera molto molto privilegiata. Sono ore, giorni nei quali ci stiamo volente o nolente tutti interrogando sul futuro di questo pianeta. Noi, come sapete, con un progetto un po' rischioso, sperimentale, abbiamo lanciato una sfida da questo angolo remoto di mondo con il progetto Heroes, che sta compiendo il suo primo vero compleanno in queste ore. Avrete visto, credo, nei giorni scorsi qualche trailer di cortometraggi e pilota di serie web realizzati qui in Sardegna da professionisti isolani e non, che si sono cimentati in una ricerca e scoperta di tanti piccoli eroi del quotidiano della sostenibilità, che in quest'isola è magico ed è straordinario. Risparmiare la corrente elettrica, lavorare sulle energie rinnovabili, interrogarci sul senso e sul perché sia importante non solo riciclare, non è un tema che riguarda solo i circoli di Greenpeace e gli attivisti dell'ambiente, ma ci riguarda tutti. Vi chiederete cosa c'entri il cinema, ci sembra sia fondamentale. La parola sostenibilità non è solo legata all'ecosostenibilità, ma a rendere sostenibile anche il modo in cui il cinema lo facciamo, in cui l'audiovisivo viene prodotto, e per questo ci è sembrato importante cominciare da qui, dove le contraddizioni che ci circondano sono tante. Quest'isola produce talenti straordinari quotidianamente, abbiamo segnale leggendo i giornali di film realizzati quasi miracolosamente in questa terra, ma sta fortunatamente cominciando a produrre anche delle giovani case di produzione, sta cominciando ad aggregare risorse spontanee o più o meno organizzate anche dal punto di vista delle diverse professionalità. Vedo in sala Giovanni Coda che sta lavorando sulla chiusura della post-produzione di un'opera straordinaria che spero potremo portare in giro per il mondo, e come lui altri che sono impegnati in una impresa non semplice, che è anche
una responsabilità fortissima, quella di raccontare la nostra isola, la nostra contraddizione, le nostre esperienze quotidiane. Ne avete visto molte sullo schermo da tutto il mondo e con la stessa energia con la quale supportiamo i film che arrivano da tutto il pianeta, vogliamo supportare questo pianeta. Per questo vi chiediamo di seguire le azioni di COP21 in queste prossime settimane a Parigi. Ci hanno visto già protagoniste e ci vedranno protagonisti in una sfida, perché sostenibilità vuol dire inclusione e inclusione vuol dire rispetto e dialogo e, crediamo, amore per il bello, per ciò che ci circonda e per noi stessi. Grazie davvero per tutto il supporto che date e grazie a voi, perché questa è una delle iniziative più preziose che ci coinvolge e che speriamo non finisca mai. Grazie mille Lina Satta per la tenere con Liscio. E a tal proposito, come annunciato, vediamo un cortometraggio prodotto, coprodotto, sostenuto dalla Sardegna Film Commission, che si intitola Ombre Rosse, ogni cosa al suo posto, del regista Paolo Zucca, e vede come protagonista Jacopo Cullin. È un progetto che rientra nel programma Heroes 2020. Vediamo dalla regia.